Sono Enrico Romano, candidato nella lista Caprese Uniti Marino Lembo Sindaco. Sono caprese da diverse generazioni, molti di voi mi conoscono. Amo profondamente la mia isola e sento il dovere civico di impegnarmi in questa tornata elettorale per il futuro mio, dei miei figli e dei vostri figli. La qualità della vita, dei servizi e del territorio sono quelli che sono. Traffico, viabilità, sanità sono sotto gli occhi di tutti. Per adottare scelte importanti e urgenti bisogna però fare un cambio di passo, cioè passare da una gestione ordinaria della vita pubblica e amministrativa ad una gestione straordinaria, adottando mezzi, risorse e risorse di bilancio. Uno dei grandi problemi della nostra isola è il problema abitativo. Un piccolo ampliamento, un ripostiglio, un frazionamento, cose necessarie e utili, cose importanti, anche per la nascita di un figlio, a Capri sono precluse. Per troppi anni siamo stati silenti su un argomento del genere. Da circa 20 anni subiamo un piano paesistico che non ci consente ampliamenti volumetrici. Per questa ragione io mi impegnerò per portare avanti e avviare la redazione del nuovo piano urbanistico comunale, prevedendo la possibilità di piccoli ampliamenti, di frazionamenti e di compensazioni volumetriche per le abitazioni capresi. Allo stesso tempo avvieremo un confronto serrato, forte, deciso per la modifica e la revisione del piano paesistico caprese. Lo affronteremo, questo dialogo, con il Ministero per i Beni Culturali e con la Sovrintendenza. Dopo 20 anni e dopo 35 della legge Galasso è importante una revisione di questi strumenti e su questo bisogna affrontare un dialogo serrato con un'amministrazione forte e competente. E proprio in quest'ottica avremo una particolare attenzione per le esigenze e i bisogni dei ceti più deboli. La revisione di questi strumenti urbanistici e paesistici sarà necessaria anche per avviare una stagione di interventi pubblici finalizzati a recuperare e riqualificare alcune zone e aree degradate dell'isola. E mi riferisco in particolare al recupero dell'area dei due golfi, dove tante persone oggi vanno al cimitero, vanno all'ospedale e vanno ai negozi. E mi riferisco al recupero della zona di Palazzo a Mare e mi riferisco al ripascimento della zona di Marina Grande, della spiaggia di Marina Grande e mi riferisco al recupero del borgo di Marina Grande e in ultimo, ma non da ultimo, la riqualificazione e il recupero del piazzale Europa, centrale per l'attività di commercio. Tutto questo lo faremo per voi, insieme a voi e con voi, se ci darete il vostro sostegno. Grazie.